Buongiorno e bentornati a Il Mattino All'Ora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Varghion e benvenuti, bentornati alla nostra fantastica occasione di stare insieme con Varghains. Con il nostro consueto gong cominciamo anche questa mattinata. Buongiorno, buongiorno, ribuongiorno, come state? Come state? Simone mi chiede che mestrillo e niente, così. Perché volevo sembrare, anzi essere, molesto per tutti voi. Perché se io sono sveglio non vedo perché tutti gli altri debbano dormire. Se capite la citazione, miliardi e miliardi di punti per voi. Come state, signori? Comunque, Sanremo, Creators, Dossier, Annunnaki, tutto in un unico complotto del New World Order, dice Walter. E non ce lo dicono, assolutamente, assolutamente. Comunque, ragazzi, io non riesco e sto per dirlo, sto per passare dalla parte di quelli, esattamente proprio di quelli. Non riesco a immaginare niente che mi importi di meno di Sanremo in questo momento, però la mia timeline di Facebook in generale, di qualsiasi social network al momento è proprio tempestata di meme o di cose riguardanti Sanremo, di una cosa che non guarderò e di una cosa che non capirò, perché tante delle cose che verranno utilizzate come base meme a questo punto sono cose che non capirò, perché appunto sono cose che non guardo, che non mi interessa e che veramente me ne sbatto le palle, manco fosse un pendolo oscillante, sai, uno di quelli con le palle appunto che si sbattono fra loro. Va bene, finito con questo piccolo rant, possiamo cominciare, signori. Siamo qui con Dossier Anunnaki, che come sapete è il nostro trastullo ormai da settimane, perché insomma è giusto ricordarci che cosa stiamo facendo, dove stiamo andando, cosa stiamo facendo da settimane, che nel frattempo che ci dici, ci stiamo cacando sotto, ci dite qui su Telegram, è giusto assolutamente. Però ovviamente che ti dico, Walter, è una di quelle robe che veramente mi interessa talmente poco che, sul serio, mi sembrava giusto ricordarvelo. Poi, ripeto, sono passato dalla parte di quelli che devono enfatizzare queste cose perché pensano che alla gente importi. No, no, ma io non, lo so che non vi interessa, che non mi interessa. Tranquilli, cioè... tranquilli. Volevo solo enfatizzare questo mio pensiero, questa mia cosa, perché mi sembrava giusto. Questa è una radio di condivisione idee, però a parte idee che non vi interessano, giustamente, passiamo a qualcosa che invece vi interessa molto di più, che ci interessa molto di più, e vorrei ribadirlo anche qui in trasmissione, così anche da avere una traccia insomma che passi anche attraverso il contenuto stesso di questa radio, non solo attraverso i messaggi, attraverso i post che lasciamo sui vari social, appunto. Perché che è successo? Allora, come avrete visto dai vari post che ho condiviso anch'io su Facebook e su, insomma, tutti i canali che ho a disposizione, Spreaker ha inspiegabilmente no, nel senso che si capisce il motivo, assolutamente, ha alzato in maniera veramente vertiginosa il prezzo del suo abbonamento. Una cosa che veramente, diciamo, fatta in questa maniera, ci risulta particolarmente gravosa. Soprattutto perché questa radio, nello spirito della sua, cioè, della sua semplicità, insomma, non avendo grandi sponsor che la sostengono, ma solamente l'amore dei propri ascoltatori,
E facendolo praticamente non come un lavoro, ma come una passione, ecco, ci siamo ritrovati in grossa difficoltà, perché per l'appunto non ci sono grandi marche a sostenerci. Il nostro abbonamento con Spreaker non viene finanziato dalla gente coi soldi, no, assolutamente no, viene finanziato da noi, dal nostro lavoro. Il problema però è che l'innalzamento del costo dell'abbonamento, ecco, è diventato abbastanza importante. Non stiamo parlando di pochi spiccioli, ma parliamo, se non sbaglio, proprio del 100% dell'aumento del prezzo. È una cosa veramente vergognosa. Di conseguenza, questa e tutte le altre trasmissioni avranno giustamente un cambiamento, ecco. Per quelli che stanno guardando in video questa trasmissione, non cambierà niente, perché ovviamente posso sempre contare comunque sul sistema che ci permette di registrare il tutto, perché poi questo finisce sul mio canale YouTube personale. Per quanto riguarda il podcast invece, ecco, qui la situazione si fa più gravosa, perché dovremo cambiare piattaforma, dovremo cambiare modo per essere fruiti al grande pubblico. Questo passaggio potrebbe non essere, anzi sicuramente non sarà, ecco, facile da digerire, perché dovremo cercare appunto una piattaforma alternativa, che potrebbe essere Anchor, potrebbe essere, non lo so, non ho idea di come si possa effettivamente passare, cioè, probabilmente sarà Anchor la prossima scelta, ma vedremo, dovrò un po' studiare la situazione. Nel frattempo sappiate che nei prossimi giorni il feed di questa trasmissione verrà decisamente svuotato, perché appunto dobbiamo liberare spazio, soprattutto sto già mettendo da parte tutti i vecchi episodi in un hard disk, così da non perdere i file, così da poterli ricaricare eventualmente su un altro feed, così da potervi permettere di seguirmi di nuovo altrove, se avete questa malsana idea, ecco. Però questo ovviamente è per tutti quelli che seguono, che scaricano questa trasmissione, che ci ascoltano. Sappiate che presto o tardi vi verrete informati su dove potermi seguire altrove. Per quanto riguarda tutti gli altri speaker di Runtime, la stessa cosa accadrà a loro, ovviamente, e verremo sia noi, visto che i nostri combattenti della situazione, ovvero Walter e Simone, stanno lavorando per cercare di salvare ovviamente la situazione, ma dobbiamo nel frattempo prepararci al colpo, perché sarà effettivamente un colpo molto molto importante che dovremo gestire. Walter ci dice: io non so nemmeno come fare le orazioni oggi e domani, non si parla d'altro che di Sanremo, io non lo guardo. Ok, questo è sempre per la questione Sanremo. Io controcitavo la tua citazione sul dormire, onesto. Simone ci dice: comunque a tempo debito informeremo su cosa accadrà, per ora abbiamo in ballo molte idee, e sottoscrivo assolutamente, perché sono giorni di discussione accesa sui nostri vari canali di comunicazione, quindi aspettatevi insomma un nostro futuro, ecco, annuncio di come andranno le cose. Bene, detto questo, possiamo finalmente cominciare, insomma, questa puntata di Dossier Anunnaki. Dopo questo lunghissimo annuncio, vi sarete anche rotti le palle 66 volte di sentirmi blaterare sulla questione, quindi passiamo a qualcosa che vi romperà le palle. No, scherzo. In un'altra maniera. Comunque, dove eravamo rimasti? Il nostro personaggio, dopo aver preso le botte, ma veramente tante, da un uomo con l'unciaco, non so se ci rendiamo conto, cioè siamo stati picchiati da Michelangelo delle Tartarughe Ninja, dopo aver preso le botte da Michelangelo, noi siamo fuggiti dopo aver recuperato dei documenti che potevano effettivamente essere molto molto importanti per la nostra indagine, che ci avrebbero fatto capire cosa è successo a nostra sorella. Dopo aver fatto questo recupero, siamo fuggiti a bordo della nostra moto e siamo praticamente
finiti in un adesso stiamo evitando qualsiasi combattimento, li daremo vinti per tutti, li daremo vinti comunque, ma ci siamo comunque infilati in un altro tipo di combattimento perché abbiamo dovuto gestire le regole di un inseguimento fantastico che abbiamo perso in due turni, perché ci è capitato un 6 e un 1 particolarmente, diciamo, sfavorevoli al nostro per noi, ecco, e siamo stati investiti da una macchina. Ma questo non ci ha impedito di continuare la nostra storia. Siamo arrivati a casa di Berg, l'amico di nostra sorella, con cui ci siamo riaggiornati, con cui abbiamo fatto una chiacchierata. E lui ci ha spiegato praticamente cosa succede in queste feste, in questi festini, anche se vagamente potevamo già intuirlo in precedenza. Però abbiamo scoperto che in questi festini a cui partecipava anche nostra sorella, praticamente dei neovampiri, mettiamo così, si nutrivano del sangue di volontari che andavano lì, manco fosse l'Avis, a appunto farsi bere il sangue da questi vampiri, ecco. Di conseguenza noi che ci siamo quindi convinti di voler proseguire la nostra caccia, la nostra indagine, siamo rimasti d'accordo con Berg di andare lì come alla prossima festa che ci sarà come futuri donatori, ecco. Quindi dovremmo cercare quindi di scoprire qualcosa, ma al tempo stesso sappiamo che dovremo farci bere, cioè dovremo insomma essere consumati, mettiamola così. Adesso siamo davanti a una scelta, perché dobbiamo scegliere di fare le seguenti cose. I vampirla, esatto, Walter. I notiziari del principale canale televisivo della città cominciano alle 8:30 della sera. Ah, 8:30, lì, così, non lo so, mentana, cioè, mettiamo che c'è mentana, anche se magari nella giovinezza del priore non c'era mentana. Mentana forse stava ancora al TG5, se non mi ricordo male, vabbè. Perché lo so? Non lo so, andiamo avanti. Alle 8:30 della sera. Dato che vuoi verificare se viene data qualche notizia collegata alla morte di Petrov, inserisci l'allarme del tuo cellulare per non dimenticartene. Va bene. Ricordiamo che noi abbiamo pestato malissimo una persona e saremmo noi buoni della storia, assolutamente. Andiamo a vedere. Se scegli di andartene a casa per riposarti in previsione di una nottata che si preannuncia movimentata, vai al 34. Se preferisci rientrare in casa, però, per approfondire la nuova pista che hai trovato nella fabbrica in cui hai affrontato Petrov, ovvero i documenti che parlavano delle importazioni Castrom, vai a 49. Se credi che sia meglio fare qualche ricerca in internet per raccogliere informazioni sui cosiddetti vampiri moderni, 69. Quando finalmente decidi di andare a prepararti per la festa di questa notte, vai all'84. Allora, io voglio intanto andare a vedere questi documenti, perché secondo me sono quelli che effettivamente sono più sul pezzo di questa storia. Andiamo a vedere, quindi 49. Nel frattempo teniamo l'orecchio a disposizione perché sappiamo che tanto ci dovremo tornare. 49. Incuriosito e impaziente di seguire la nuova pista investigativa che ti suggerisce come importazioni Carstrom sia collegata a tutta questa storia, prendi una birra dal frigo e ti siedi davanti al computer per effettuare una ricerca in internet. I riferimenti del motore di ricerca sono centinaia, ma fortunatamente non devi cercare troppo, perché uno dei primi link ti porta direttamente alla pagina web ufficiale della compagnia. Per quanto leggi, si tratta di una grande multinazionale che opera principalmente nei paesi asiatici ed europei, con Cina, Turchia e Germania come tre dei suoi principali mercati. L'impresa lavora a livello internazionale su grande scala, con prodotti diversificati come automobili di lusso, di alta gamma, creme di bellezza o mercanzie caratteristiche dei classici tutto a un euro. Osservando l'elegante e appariscente sito web, con la possibilità di cambiare il resto in varie lingue, appare chiaro che si tratti di una compagnia enorme, con un volume d'affari annuo stimato in diversi milioni di euro.
continui a indagare in internet, ma non trovi niente che possa collegare la discoteca, il tempio, con importazioni Karstrom. Quando a un certo punto ti senti un vero idiota. Io da quando ho iniziato questo libro che mi sento un vero idiota. Nonostante tu tenga ben visibili sopra il tavolo i documenti estratti, sottratti dal poligono industriale, hai letto solo il nome dell'azienda, senza prestare alcuna attenzione al resto delle informazioni. Ti concentri quindi nella lettura e rilevi la presenza di molte fatture che riflettono l'acquisto all'ingrosso da parte delle importazioni Karstrom di grandi quantità di bibite e bevande alcoliche, fatto che ti fa supporre che la sopracitata compagnia possa addirittura essere la proprietaria del tempio. Non sai cos'altro recuperare delle informazioni di cui disponi al momento, per cui ritieni sia meglio tenere in mente questo dato nel caso in cui ti possa essere in futuro. Decidi di impiegare il tuo tempo in altre questioni. Torna al 17 e effettua un'altra scelta. Dicevamo. Quindi ok, non abbiamo visto niente di particolarmente interessante in questo cosa. Sappiamo che queste importazioni Karstrom sono gente coi sordi. E va bene così. Andiamo avanti. Direi che passiamo a... Facciamo qualche ricerca su internet sui vampiri moderni a questo punto, dai. 69. 60 e te dico pure 9. Per approfondire questo tema, effettua una ricerca in internet seguendo eventualmente queste indicazioni. Va bene. Dobbiamo letteralmente fare una ricerca in internet. E allora mettiamoci in ascolto. Vediamo. Dobbiamo letteralmente fare una ricerca in internet. Adesso vi dico pure cosa dobbiamo cercare, evidentemente. Vai. Eccoci qua. Che me urlo, non lo so. Non so cosa mi sto urlando. Allora, apriamo la nostra pagina di DuckDuckGo. Troppo bianco questo DuckDuckGo. Abbiamo il... temi. Scusatemi. Oh, perfetto. Tutto detto. Metti... Oh, l'oscurità. Voglio che sia tutto scuro. Scuro. A me piace. Piace. Salva impostazioni. Salva. Scuro. Vabbè. Dici tu cosa stai facendo, Vargo? Non lo so. No, perfetto. Allora, scuro. Salvato. Attivo. Salve. Perfetto, no, torna comunque bianco. Vabbè. Sti cazzi, allora, ci dicono di fare una ricerca. Qui abbiamo due. Dobbiamo tornare sul blog. Sul blog, quello lì che ci diceva. Mamma mia, che marchetta, signore. Che marchetta. Allora, scriviamo il link. Mamma mia, mi sento un idiota a fare questa cosa. Però, http due punti. /// No, perché non mi sta funzionando. Allora, http due punti /// immortalis daemo new Daemonium punto blogspot.com. Vediamo. E ci parte questa qui, questa pagina di blogger. Se riesci ad aprirla, ovviamente, dai che ce la fai ad aprirla. Che ci dici? Avviso contenuti sensibili. Dichiaro di voler continuare addirittura contenuti sensibili. Va bene. Oh, eccoci tornati qui. Ve lo ricordate?
Lo ricordate questo blog? Addirittura 35.000 visitatori, addirittura. La muerte è nel tarot. È nel tarot. Profecía para el año 2023. Mamma mia. Cioè, non l'origine della guerra in Ucraina, ma che... Ok, ok, il vero codice Da Vinci, questa cosa che sembra un... No, forse non è il caso di vedere. Okay. Non c'è niente che possa interessarmi sulla questione dei vampiri moderni qui, quindi è una mera scusa per farmi vedere questo blog che però viene comunque aggiornato. Io devo capire il motivo per cui viene aggiornato. Cerca in Google, se no c'è un'altra ricerca che possiamo fare. Oltre a questo fantastico, meraviglioso blog, cerca in Google le parole vampiri moderni, assassino, vampiro. Cerchiamo vampiri moderni, quindi letteralmente. Cioè, il bello di questo gioco è che ti fa fare, dice vai cocco mio, vai, vampiri moderni, cerchiamo vampiri moderni. Cosa ci dici sui vampiri moderni? DuckDuckGo. I vampiri moderni più memorabili del cinema. Non ci interessa. Pagina Wikipedia sul vampiro. Un video di YouTube che dice Lord Ruthven, il primo vampiro moderno che ispirò Dracula. I vampiri moderni e la cultura del vampirismo. Social app. Vediamo, dai. Qualcosa. Leggiamo sull'argomento. Informiamoci su questa questione del vampirismo moderno. Dai, tanto che siamo qui, cosa abbiamo da perdere? Quello dei vampiri moderni, nella maggior parte dei casi, è un innocuo stile di vita. Le persone che bevono sangue occasionalmente, senza essere vittime di una vera e propria mania compulsiva, seguono una tendenza che in certi ambienti è di moda. Il semplice fan dei vampiri, invece, non beve sangue, ma dà sicuramente un importante contributo alla cultura del vampiro contemporanea, creando associazioni e club di appassionati. Quindi club associazione, va, stai zitto qua. Club associazioni sui vampiri. La Bram Stoker Society, fondata a Dublino nel 1980, si occupa di tenere vivi gli studi su Stoker attraverso diverse pubblicazioni. La Transylvania Society, perché? Ok. Transylvanian Society of Dracula, fondata nel 91, ha sede a Bucarest ed è composta principalmente da professori universitari. La società è stata fondata da un operatore turistico rumeno che è riuscito a convincere i suoi compaesani della bontà del romanzo di Stoker, vituperato in Romania perché ritenuto lesivo dell'immagine di Vlad Dracula, considerato un eroe nazionale. Nicolae Paduraru è più... sembra portoghese, Paduraru. Invece Paduraru, questo è il nome dell'operatore turistico, sosteneva intelligentemente che i romeni avrebbero fatto bene ad accogliere i turisti americani e di altre nazioni alla ricerca dei luoghi di Dracula, perché ciò avrebbe portato vantaggi alla disastrata economia romena. La Transylvania Society of Dracula ha avuto molto successo nel mondo universitario americano, attirando i vampiri moderni, appassionati e simpatizzanti. Ma queste sono notizie abbastanza generiche, l'articolo finisce poco in basso, direi che ci ha aiutato molto poco. Usiamo l'ultima ricerca che ci dice assassino vampiro. Il gioco ci dice di cercare in internet queste cose e noi chi siamo noi per... insomma, per assassino vampiro. Vampino de Nteroi. Non so perché ce lo fa vedere in portoghese, sarà per... No, sul serio, ha cambiato lingua, cioè senza nessun motivo. Agente sanguinario, Blood of Bered e Girls of Ravnica. Cose di Magic, fantastico, ok. Non credo che le ricerche su DuckDuckGo, anche perché, però mi dici, perché mi hai detto cerca su Google, non su DuckDuckGo, ma comunque
sti cazzi, non credo che proseguiremo questa nostra ricerca, anzi direi che possiamo assolutamente tornare al nostro gioco. Leo, usa Google, te prego, che per il tipo di ricerca mirata al libro rischi che non trovi quello che serve. Ma tanto non penso che fosse importante, cioè sono parole fin troppo generiche perché possa, cioè un conto che vai letteralmente sul blog della cosa, cioè del tipo, in cui potrebbero esserci delle informazioni, ma abbiamo visto che non ci sono. Un conto è fare delle ricerche molto molto blande, ecco, perché assassino, vampiro sono parole veramente inflazionate, non è che non stiamo parlando di un nome specifico che ci avrebbe portato a qualcosa. Quello sarebbe stata una bella ricerca, una bella cosa, ma invece niente. È stata una assoluta perdita di tempo. Scusate assolutamente. So che mi state odiando in questo momento, mi hai pubblicato, Walter, anche quel bel Tafazzi, che lo apprezzo molto, sappilo. Quindi andiamo a depennare anche questa scelta fatta sul nostro quaderno. Andiamo a fare un riposino. 34. Anche se sei impaziente di continuare a indagare, la verità è che sei veramente esausto a causa della dura nottata precedente e delle poche ore di sonno. Per questo, non appena arrivi a casa, ti stendi sul letto e ti addormenti immediatamente. Ricevi un punto destino per il meritato riposo che ti sei guadagnato. Direi che non ci interessa. Continua al numero 84. E andiamo all'84. E ci andiamo al numero 84. Ci andiamo, porca puttana. Ci andiamo al numero 84. Ok. Quando scatta l'alert del tuo cellulare, ti ricordi immediatamente del motivo per il quale lo avevi impostato. I notiziari. In ogni caso, dato che il tuo stomaco ruggisce per la fame, corri in cucina a prendere una birra gelata e un pacchetto di patatine, prima di recarti in salotto. Ti accomodi sul divano e degusti il tuo aperitivo, mentre metti il canale del telegiornale locale. Il tempo passa lentamente, tra i vari servizi di politica e cronaca, fino a quando la presentatrice introduce le notizie sportive, senza aver minimamente accennato alla morte di Petrov. Cazzo, molto strano. Un fattaccio simile dovrebbe passare nei notiziari, a meno che la faccenda non sia stata coperta. Mi chiedo se la polizia sappia cos'è successo. Sia come sia, il tempo stringe. Ti resta solo un'ora prima di andare da Berg, per cui ti fai una bella doccia e ti vesti con abiti completamente scuri. Quando sei finalmente pronto, dopo esserti spruzzato abbondantemente con la tua colonia preferita, la colonia, porca puttana. Vabbè. La colonia preferita. Non lo so, vabbè. Non lo so perché mi dà fastidio, però mi dà fastidio. Cioè, la tua colonia preferita. Vabbè. Guardi l'immagine riflessa nello specchio del bagno e resti soddisfatto del risultato. Inoltre, le scarpe che hai scelto si abbinano perfettamente alla cravatta scura, all'abito e alla camicia nera. Sti cazzi. Sti grandissimi cazzi. Vabbè. Beh, non sono affatto male, anche se forse dovrei andare un po' di più in palestra. Prima di recarti a casa del Dark, quindi non in palestra, controlli tutto quanto porti addosso, possa essere sicuro di non dimenticarti nulla. Poi ti infili in tasca una nuova pendrive su cui hai copiato le fotografie scoperte in casa di tua sorella. Dato che dopo vi verranno a prendere direttamente a casa di Berg, ritieni sia meglio andare lì in taxi. Fai una rapida chiamata al radiotaxi, quindi scendi in strada per aspettare il veicolo. Cancella 10 euro, il prezzo della corsa, dal registro. Va bene, diciamo che cancelliamo questi fottutissimi 10 euro. E così sia. Bene. Dopo essere sceso dal taxi, guardi l'ora sul tuo telefono. Sono esattamente le 22:06, quando premi il citofono dello studente di giornalismo. «Wow, ti sei combinato bene per l'occasione!» esclama Berg quando ti apre la porta. «Sono sicuro che piacerai moltissimo a Sandra!» «Sandra, sarò il suo...» «Esattamente, il suo donatore!» «Spero che almeno sia una bella ragazza!» «Quanti anni ha?» domandi interessato. Per quello non ti devi preoccupare, ha 29 anni e vedrai che ti piacerà. Ah sì? Com'è?
meglio che tu lo scopra da solo. Lunga è l'attesa, grande è la gioia, si dice. Ti lascerò assaporare con calma questa gradevole sorpresa. Credo che comunque tu le piacerai a lei. Tu piacerai a lei. Un affascinante grafico pubblicitario. Questa è la voce che ho messo in giro sul tuo conto, per non destare sospetti. Forza, vieni, entra. Hai portato le foto? Dopo aver consegnato a Berg la pendrive con le immagini, vi sistemate nella sua camera da letto. Una stanza molto grande, con una libreria piena di volumi di ogni tipo. Puoi sederti lì, ti indica il tuo compare, porgendoti una sedia da ufficio. Vado a prendere una sedia per me. Se approfitti dell'assenza di Berg per curiosare in camera sua, vai al 101. Se ti siedi e aspetti che faccia ritorno, vai al 129. Sandra è la sorella, dice. Ah, può essere. Walter, sta GIF per che cos'era? Cioè, per la colonia? Non lo so. Comunque, ma sì, facciamoci i cazzi suoi. Che poi sicuramente questa cosa porterà a un "non devi toccare le mie cose, la mia camera". Vabbè. Facendo orecchie da mercante alle parole del tuo compare, ti avvicini a uno dei mobili della camera. Sei incuriosito soprattutto da una vasta collezione di role game. Non ci giochi da anni, ma ricordi sempre con piacere la tua adolescenza e quelle indimenticabili partite con i tuoi amici. C'era un gioco da tavolo in particolare in cui dovevi usare dei dadi incisi con dei teschi. Cazzo, bei tempi. Ma perché c'è sempre una... Ti tornano in mente tutte le campagne speciali in cui assumevi il ruolo del master. Chissà dove saranno finiti quei bastardi. Ti chiedi pensando ai tuoi vecchi amici. Ci mettevo delle ore per preparare le partite e quei coglioni me le rovinavano non appena iniziavano. Che culo che avevano quei dadi. Eccomi qui, vediamo le foto. Le parole di Berg, che è appena tornato in camera spingendo una sedia con le ruote, ti riportano alla cruda realtà. Guadagni un punto destino grazie ai piacevoli ricordi del passato. Ma allora è proprio tipo un vizio dei libri game che ti danno punti o punti vita in generale per le cagate praticamente. Quindi 2 punti destino. Ma porca puttana. Vabbè. Comunque, andiamo avanti. Situazioni e dialoghi pleonastici. Esatto. Questa parte è così brutta che è quasi meglio quando combatte. Un po', Walter, un po'. Vabbè. 146. Andiamo al 146. E poi... Oggi non abbiamo fatto un cazzo, ragazzi. Mi dispiace perché mi sono dilungato all'inizio, ma... Vabbè. Leggiamo quest'ultima parte, che sembra gigantesca, ma vabbè. Vabbè. Non appena Berg inserisce la pendrive che gli hai consegnato in una delle porte USB del computer... Nello schermo del portatile compare la cartella in cui ci sono contenute le immagini. Aprila, sono tutte lì, comunichi all'olandese. Dopo aver cliccato sul primo file, ecco la festa piena di Dark. Quindi Berg avanza rapidamente nella visione delle immagini. Avevo già visto qualcuna di queste foto, dichiara il ragazzo, sicuro delle sue parole. Sono di una festa in una delle sale VIP del tempio. E tutti questi chi sono? Li conosci? Qualcuno sì, risponde mentre continua a cliccare. Aspetta, torna indietro, segnali rapidamente. Guarda, vedi questa ragazza? Ha un tatuaggio sulla caviglia. Lo sapevo, lo avevo già visto da qualche parte. Sai cos'è? Rappresenta qualcosa. Sembra una rosa che sanguina, però che io sappia non è collegata in alcun modo con i figli di Lilith. Dove l'hai vista? Oltre che in questa foto, ho notato lo stesso tattoo anche su una giovane che ho incontrato al tempio. Potrebbe essere una specie di simbolo, azzarda Berg pensieroso. Anche se non ne conosco il significato. In ogni caso è bene tenere gli occhi aperti. Magari può esserci utile. E questo cos'è? Ti chiede il Dark sorpreso da quanto compare sullo schermo del PC.
ovvero la ragazza nuda legata alla sedia. Non avevi mai visto prima queste scene. Tempo. Eccoci qua. No, mai. Non mi spiego come ne sia entrata in possesso tua sorella. L'ambiente fa sempre parte del tempio? Che io sappia, no. Inoltre, guarda bene i nomi dei file. Fanno parte di una serie completamente diversa da quella della foto della festa. Cazzo, questo sì che è interessante. È l'imperatrice, aggiunge Berg, soffermandosi sull'istantanea della donna vestita totalmente di cuoio, impegnata nel tenere il ciccione per la catena. Conosci questa tizia? No, semplicemente io e Nadine la chiamavamo l'imperatrice quando ci riferivamo a lei. So che appare ogni tanto in qualche festa ed è un personaggio decisamente inquietante e misterioso. Non ho idea di dove Nadine abbia scovato queste fotografie. Stanno dissanguando la ragazza. Se vuoi fare qualche passo in avanti con l'indagine, devi trovare quella donna. Tua sorella credeva che fosse il collegamento con le più alte sfere. Quei depravati che sono gli unici che, tra i figli di Lilith, si spingono fino all'assassinio. Non sappiamo però che aspetto abbia. Concentrati con attenzione sulla sua figura, sulla sua altezza, dato che sono gli unici indizi che possono aiutarci a identificarla. Lei potrebbe essere la chiave di tutto. A cosa ti riferisci? Domandi interessato. Tua sorella pensava che l'imperatrice fosse incaricata di adescare le ragazze, che poi sarebbero state stuprate e uccise dai capi nell'organizzazione. Anche se non è riuscita a conseguire alcuna prova, Nadine era convinta che Bianca Martorelli fosse morta per mano di quei maiali, disposti a pagare grandi somme di denaro per realizzare le loro perversioni. Sospettavamo che quei uomini di potere dessero libero sfogo ai loro peggiori istinti in grandi orge di sesso e sangue, che terminavano con l'uccisione delle ragazze. È successo lo stesso a Nadine? Ti interroghi ad alta voce con un nodo alla gola. Mi spiace, risponde l'olandese. Molto probabilmente sì. Come ti dicevo, c'è gente influente coinvolta nella faccenda e l'imperatrice pare essere l'unica ad aver accesso a queste persone. È l'anello di congiunzione tra quelli che stanno in cima alla piramide e quelli che stanno sotto, che si occupano del lavoro sporco in cambio di ingenti quantità di denaro. Alex è uno di loro? Credo che lui e tutti quelli del tempio facciano parte dei livelli più bassi dell'organizzazione, incaricati di trovare le ragazze per poi disfarsi dei cadaveri. Parli al plurale. Però che io sappia, oltre a Bianca, l'unica uccisa in questo modo è stata mia sorella. Tutto ciò che avevamo erano meri sospetti e supposizioni, però ritenevamo che quei disgraziati facessero sparire i corpi in maniera pulita. Per cui spesso la ricerca delle ragazze cadeva nel dimenticatoio. Inoltre, pensavamo che i loro obiettivi fossero prevalentemente immigrate e irregolari senza documenti. La scomparsa di questo genere di donne non importa a nessuno e avrebbe permesso a quegli stronzi di continuare a piacimento con i loro crimini. Il caso di tua sorella però è diverso. Credo che volessero che il corpo fosse ritrovato. Hai visto come le hanno cucito le labbra? Con quel messaggio non volevano semplicemente chiudere la bocca a Nadine, ma anche dare un avvertimento a chi, come lei, avesse voluto ficcare il naso nei loro affari. Come stiamo facendo io e te adesso, per esempio. Inoltre Nadine stava indagando su una grande azienda di importazione mercantile, che potrebbe stare dietro a tutto questo. Si tratta di una grossa multinazionale che opera in paesi poco sviluppati. Intendo dire in nazioni in cui l'elenco di donne scomparse è enorme, nessuno muove un dito per loro. Coloro che tengono le redini del gioco possono trafficare in quelle zone franche a proprio piacimento, in autentici paradisi nei quali è possibile commettere impunemente qualsivoglia crimine. In quel momento uno squillo del cellulare di Berg vi avvisa che a breve passeranno a prendervi per andare alla festa. «Sono i miei amici», dice il Dark. «Stanno arrivando. Andiamo. Ma prima lasciami mettere in chiaro una cosa. Come ti ho detto, ci sono vampiri moderni che non fanno male a nessuno. Potrei quasi giurare che i miei amici siano così, e anche Sandra. Però non posso neanche essere sicuro al 100%. Quello che voglio dirti è che non possiamo pensare che tutti quelli che presenzieranno alla festa sono assassini, ma neppure che possiamo fidarci di tutti indistintamente. Come ultima cosa, ricordati che dovrai piacere a Sandra.
Fai tutto ciò che ti chiede e non farmi fare brutte figure. Non dimenticarti che ci ho messo la faccia per riuscire a introdurti alla festa. Entrambi ci stiamo giocando il collo. Se Sandra sospetta di te o scopre che sei un falso donatore, questa cosa arriverà alle orecchie di chi non dovrebbe sentire e potremmo attirare l'attenzione dei giustizieri di Nadine. Non deludermi. Vai, paragrafo 170. Però, signori, siamo arrivati, purtroppo, prima di quanto avrei voluto, allo scadere dell'ora, e sarà per la prossima volta che andremo appunto alla festa, questa famosa festa in cui saremo ciucciati come se non ci fosse un domani. Quindi io vi ringrazio, signori, per averci seguito. Io vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it per ascoltarci in diretta e in differita. Tutti i nostri podcast li trovate finché Dio vuole anche su Spreaker, ma su tutti gli altri aggregatori comunque ci siamo, perché siamo su Apple Podcast, siamo su Spotify, insomma non avete scuse, ci trovate veramente ovunque. Se volete rimanere aggiornati sulle nostre attività, i social sono a vostra disposizione, perché siamo su Facebook, su, ovviamente, su chi non c'è su Facebook purtroppo, su Instagram e su tutti gli altri aggregatori, e per qualsiasi altro link che volete e che pensate vi possa servire, se mi state ascoltando in differita, le note di questa puntata, che la stiate ascoltando in podcast o guardando su YouTube, li trovate ovviamente sempre e solo qua sotto, ovviamente nel note trovate tutto lì a disposizione. Detto questo, direi che possiamo quindi concludere qua. Saluto tutti quelli che stanno andando via già in questo momento. Io devo andare, il dovere mi chiama, mi diceva altri. Quindi ciao carissimo e buona giornata. Buona giornata a tutti voi, ragazzi. Quindi andiamo in modalità quindi di sigla finale. Quindi grazie veramente tanto per la vostra pazienza e ci rivediamo lunedì, ovviamente. E speriamo che la prossima puntata di Wargames sia un po' più divertente, dai. Detto questo, io vi saluto e vi auguro una buona giornata.